segreto. Allora, è autorizzato a parlare Franco Fedeli? Sempre, io sono in democrazia, per me sono tutti autorizzati a parlare. Signor Fedeli, vi siete messi d'accordo? Bollo, vai. Vi siete messi d'accordo oggi? Mi ha detto lui quello che devo dire, allora... Ci dica! Fatemi le domande, che vi dico? È contento oggi? Sì, abbastanza. È solo così? No, non ti seguivo che sto registrando. Ha risposto solo abbastanza. Perché io prima che t'ho detto... Erano questi gli ordini di scuderia? No, assolutamente no, siamo in sintonia noi due. È soddisfatto per questa vittoria? Sicuramente sì, per il gioco ancora voglio aspettare un po'. Che cosa le è piaciuto di più? Ma sicuramente in difesa siamo migliorati molto, non abbiamo preso il gol, quindi quel nuovo innesto si è visto. Le hostess prima della partita, la cosa che sono piaciuta di più, Ah, ecco. Se lo dice. Beh, quello è un buon segnale. Sì, sicuramente. Comunque speriamo di migliorarci, di migliorare il centrocampo, ci mancano un po' di idee, siamo abbastanza lenti, però l'unica cosa che mi rammarica un po' è che loro in 10 ci hanno messo anche un po' in difficoltà e questo non doveva succedere. Senta, glielo dico sottovoce, qualcuno a Perugia teme quando lei parla, quando lei dice le cose, insomma? No, teme, che... No, se io dico delle cose non inesatte sicuramente ha ragione di temermi, ma io in genere dico sempre quello che penso, quello che vedo e quello che reputo che sia giusto dire. E Damaschi cosa le dice? Ma Damaschi è un bravo ragazzo sicuramente, andremo d'accordo, questo non ci piove. Basta una telefonata? Sì, ma poi si drammatizza tutto quanto col tempo. Cioè sono queste le cose, cioè, adesso piacerebbe vedere una bella partita, un bel risultato pieno, una bella vittoria che una squadra ha giocato e allora ti rincuora ancora di più, no? E ti aiuta a far meglio. Oggi non doveva venire, invece alla fine è venuto, non è che si sta affezionando troppo? Ma io mi affeziono, purtroppo mi affeziono e voglio essere ripagato da questa situazione. Cioè, ho visto che oggi la tifoseria insomma, è una cosa al di fuori di tutto e di tutti, grandi e grandi ragazzi che vengono qua, incitano i ragazzi dal principio alla fine, non li contestano, ma che gli vogliamo dire? È il 12° uomo in campo. Ma è vero che Rossi, vicepresidente, fa da mediatore? Lì, Rossi è buono, è tranquillo, c'ha un ristorante, due ristoranti e oggi neanche mi ha invitato a pranzo, mi sono dovuto arrangiare. Ha fatto il cattivo in settimana, ha fatto il cattivo allora oggi... Ecco, lo sa che Rossi è uno di quelli che ha chiamato per contenere? Sì, sicuramente, Rossi è una brava persona. È uno di quelli che rimette a posto? Ma non c'è niente da rimettere a posto, perché non credo che serva Rossi per rimettere a posto qualche cosa. Però quando ci sono delle personalità forti in una società è bene che ci sia qualcuno che, no? Beh, che fa da pacere, insomma, è così. Ma io posso così lontano, vengo una volta ogni tanto, mi sentite soltanto lunedì sera, quindi ci avete tempo per smaltire voi. Insomma, non ci facciamo mancare niente, abbiamo tutto. Assolutamente no.